Sindaco Cannata, ma è un attacco diretto alla zona industriale o un punto di equilibrio si può trovare tra legittime esigenze? No, non può essere un attacco alla zona industriale, è una situazione che dobbiamo prendere atto dello Stato di oggi. Sappiamo che l'AIA che è stata fatta nel 2011, va bene, non normava alcune norme per quanto riguarda alcuni prodotti, sono passate 6 anni, per ora noi dobbiamo vedere tutto assieme, facciamo un documento comune e lo mettiamo nel tavolo al Ministero delle Trattative, perché il nostro obiettivo è quello di avere una zona industriale sicura, una zona industriale che dà occupazione, una zona industriale che sta nel nostro territorio e che non possiamo dire dall'oggi al domani 60 anni di zona industriale, andatene via, forse questo lo vorrebbe qualcuno, ma noi dobbiamo essere persone responsabili e quindi dobbiamo collaborare assieme sia nella qualità dell'aria, sia nell'occupazione. Poi oggi, oltre alla zona per quanto riguarda l'industriale, abbiamo affrontato il problema dell'IAS, e l'IAS è un depuratore importante non solo per la zona industriale ma anche per i comuni che scaricano all'IAS, e quindi noi Melilli, Priolo e Siracusa dobbiamo cercare di far capire alla regione siciliana di intervenire il più presto possibile, perché l'IAS sta lavorando, lavora bene, però è un impianto che ha da 33 anni che funziona, ha dato sicurezza al territorio, all'ambiente, e quindi vogliamo per il futuro che ancora dia sicurezza, ma lo può dare come? Come facendo degli investimenti che permetteranno all'IES di camminare in regime normale senza la paura che può scoppiare qualche impianto. Noi come sindaci che siamo i terminali di tutte quelle che sono le lamentele del territorio, tenuto conto anche che poi le subiamo proprio in prima persona anche questi eventi di miasmi e di molestie olfattive. È chiaro è che da parecchio tempo noi discutiamo sul da farsi. L'appuntamento più importante è quello certamente perché scadono le AIA nel 2016 e quindi quei famosi tavoli in cui il Comune di Siracusa è riuscito a entrare qualcosa come 2 anni fa, e quindi direttamente ci stiamo occupando di predisporre insieme appunto ai colleghi sindaci delle riserve importanti su quelle che sono le AIA, delle prescrizioni, e pretendiamo in questa occasione che ci sia chiarezza, perché queste molestie olfattive, al netto del fatto del fastidio che danno, non abbiamo certe volte veramente la dimensione anche del tipo di ricaduta negativa che possono avere sul territorio. Tenete conto di un aspetto, che alcuni dei fattori che vengono immessi nell'aria oggi dalla zona industriale sono dei fattori che non vengono monitorati dalle centraline, perché c'è una legge che non prevede il monitoraggio di questi aspetti. Quindi da una parte allarmati, ma da un'altra parte anche molto disturbati, andremo a Roma a battere i pugni sul tavolo, a difendere i nostri territori e le nostre comunità, perché quello è il momento in cui i sindaci possono segnare le differenze. È il momento di finirla con le pantomime o le colpe sempre degli altri. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, quindi quando sono responsabilità che sono in capo ai primi cittadini ce le prendiamo di buon grado, quando le responsabilità sono in capo ad altri soggetti lo dobbiamo dire. La qualità dell'aria è normata secondo legge, la legge non li fa il sindaco di Priolo di Melilli, li fanno i deputati regionale e nazionale. Come sindaci, adesso voi tre cosa farete insieme? Quale sarà il prossimo passo? Un messaggio molto forte, che era poi il cuore e il tema della giornata di stamattina. Siamo finalmente su un'unica lunghezza d'onda, quello che è stato il passato, se si parlava o non si parlava non interessa poco. Vogliamo discutere a 360 gradi con tutti quelli che a vario titolo compongono, come dire, qui nella provincia le varie responsabilità, quindi deputati regionali, nazionali e compagnia bella, per vedere di riuscire a risolvere questi problemi. Non è possibile ancora oggi immaginare che una zona industriale che comunque nessuno condanna, ma che comunque ci si vuole convivere nel rispetto comunque del ristoro dei cittadini e anche della salute.